Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata vi racconterò brevemente la storia e dell'evoluzione delle mie connessioni ad internet. Allora, la prima connessione ad internet la ebbi a fare nel lontanissimo 1997 con un modem a 14,4 della USE Robotics. All'epoca avevo un Macintosh Color Classic in System 7.1 aggiornato con driver di Open Transport per poter fare internet. Prima connessione la feci appunto con il comune di Livorno che regalava internet gratis, circa mezz'ora di comunicazione a chi riusciva a prendere la linea. Dopodiché iniziai praticamente ad acquistare abbonamenti internet con un contratto con Dexnet per un anno, che appunto pagai per l'accesso ad un POP locale per un anno, a cui poi successivamente bisognava pagare i costi della connessione. All'epoca il tempo di connessione veniva fatturato a tempo, c'erano gli scatti, ogni tot praticamente tempo, praticamente c'era uno scatto che si pagava un botto e poi c'era lo scatto alla risposta. Non c'era niente di flat come è adesso. Successivamente vennero gli internet provider free, provai Tiscalinet, provai la TIN praticamente della Telecom e poi provai anche praticamente l'offerta di Libero di Infostrada, che poi successivamente mutò in Wind Infostrada nell'opzione telefonica Libero chiocciola Sogno. Allora, si può dire che io praticamente rimasi dal 1997 fino grosso modo al 2000 con un modem a 14,4. Nel 2000 comprai un modem a 33,6 della Rockwell usato, che non mi funzionò mai molto bene, sia perché all'epoca non sapevo che la sintassi dei modem Rockwell erano diversi da quelli della USE Robotics, sia perché a causa della qualità della linea telefonica, con una prolunga che avevo steso praticamente fino in camera mia, ogni tanto mi cadeva la linea, era una cosa piuttosto frequente. Quindi nel 2000, dato che la linea mi cadeva in continuazione e non potevo nemmeno sfruttare la capacità del fax del modem perché era incompatibile con il software del fax che avevo io, comprai poi un USE Robotics da 56K sempre nel 2000. Ci rimasi ad utilizzare internet con un modem a 56K della USE Robotics fino praticamente al 2003. Ora c'è da dire che nel 2002 effettuai una migrazione da una linea telefonica praticamente all'epoca che era RTG, linea telefonica analogica, c'era l'offerta per le famiglie per la digitalizzazione ad ISDN e misi una borchia NT1 Plus con doppio numero telefonico, poi c'era eventualmente il bus S per chi aveva apparati digitali, all'epoca ancora non ne avevo, e due uscite RJ11 per praticamente gestire i telefoni, a cui uno dei due era attaccato appunto un modem. Nel 2003 poi dopo misi da parte il modem analogico perché diciamo era un po' da bischere utilizzare una linea un modem a 56K disponendo di una borchia ISDN, e comprai un router ISDN della Drytec a 64K e incominciai a fruire dal 2003 internet dalla presa Ethernet con un hub. E rimasi praticamente in questa condizione con un abbonamento flat dell'opzione telefonica Libero chiocciola Sogno fino al 2011. Poi mi si ruppe il router ISDN e migrai praticamente da ISDN poi a RTG, mettendo praticamente Alice ADSL da 7 megabit. È dal 2011 che quindi incominciai a poter fruire anche lo streaming di YouTube, perché prima con 64K con ISDN YouTube non si vedeva. Poi dal 2016 il contratto di Alice ADSL in modo spontaneo da parte della Telecom
migrò ad Alice a 14 megabit. Mi ritrovai quindi da i tradizionali 7 megabit di velocità di punta, che come velocità media erano inferiori ai 7 megabit, avevo soltanto delle brevi punte da 7 megabit, mi ritrovai ad avere 14 megabit in download pieni e ci rimasi fino al 2019. Dopodiché c'era un'offerta gratuita con cui era possibile anche abbassare il costo delle telefonate del canone fisso sulla fibra ottica FFTC FFTE, e quindi dal primi del 2019 sono migrato a fibra ottica da 100 megabit.